Allora, il censimento al fine di poter aiutare i Rom che da una vita stanno in Italia per riuscire a regolarizzare la loro posizione potrebbe anche essere un'idea. Se però questo censimento viene fatto soltanto ai fini poi delle espulsioni e dei rimpatri magari forzati, io sono contraria. Salvini, noi ti chiediamo soltanto di poter passare e di voler passare una giornata in mezzo a noi, in modo da poter constatare con le tue mani chi sono veramente i Rom, perché i Rom non sono solo delinquenti. Nei campi Rom ci sono cittadini italiani e siccome i Rom hanno l'etichetta dei ladri, anche i cittadini italiani non hanno la possibilità né di integrarsi, né di lavorare, né di farsi un futuro. E questa, secondo me, è vera e propria discriminazione. Almeno se manda via, ci dà qualche affitto, diciamo qualche casa, qualche campo attrezzato che possiamo sopravvivere. Perché anche se loro chiamano zingheri, rom, non siamo animali, siamo persone lo stesso. O italiano, marocchino, ogni persona che è umana è, diciamo la verità. Perché ogni modo deve essere per sopravvivere e per avere, perché noi viviamo da italiani, loro vivono pure da noi. Salvini, se c'ha la voglia che mi mette sulla strada, mezza strada con tanti bambini, tanti figli e non c'ha cuore pure per noi slavi, come si dice, zingheri, slavi, tunisini, marocchini, siamo tutti uguali. Tutti vogliamo una vita per essere buona, che deve avere una casa, una sistemazione bellissima, che noi devi trovare il lavoro. Noi cerchiamo un lavoro, però lavoro non c'è. Un censimento per essere tranquillo e deve essere qua in Italia, perché noi come siamo da 30-33 anni qua in Italia, noi non abbiamo niente più al nostro paese.